Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin e all'appuntamento mensile con le uscite del mese successivo. Siamo proprio agli sgoccioli di novembre e quindi oggi andremo a parlare di tutto quello che potremo trovare probabilmente in fumetteria nel corso del mese di dicembre. Tra annunci e rinvii sono veramente tantissimi titoli ancora per il mese di dicembre, poi da quello che abbiamo visto dalle varie riviste delle case editrici, da gennaio ci sarà un leggero calo dei volumi in uscita. Ma ora non perdiamo altro tempo, vi ricordo molto velocemente di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e di seguirmi anche sui social che trovate qua sotto in descrizione. Ora andiamo con una brevissima sigla e iniziamo subito. E partiamo come sempre da Star Comics, che vedrà le classiche uscite mensili che vediamo una barra due volte al mese, come Detective Conan, la New Edition con i volumi 7 e 8, oppure Shaman King nella sua Final Edition con i volumi 17 e 18. Arriverà poi My Hero Academy, il famoso numero 30, che uscirà sia in versione regular sia in versione variant, e voglio sapere qual è la copertina che preferite tra le due. Continuerà poi Eden's Zero, giunto al volume 12, l'opera di Hiro Mashima. One Piece tornerà e amplierà il suo catalogo di novel, dopo quella che era stata fatta su Ace, che personalmente ho apprezzato tantissimo. Arriverà anche quella su un altro personaggio stra-amato del mondo di One Piece, come Trafalgar Law. Continueranno poi My Genderless Boyfriend con il volume 2, Uzaki-chan sempre con il 2 e Whisper Me a Love Song invece con il terzo numero. Dicembre dovrebbe essere, e qua voglio usare il condizionale finché effettivamente non me lo trovo davanti in fumetteria, essere il mese giusto per vedere il debutto della collection di The Seven Deadly Sins con il primo cofanetto. Poi andiamo avanti, poi continueranno anche Ariadne in the Blue Sky, arrivata al numero 10, Darling in the Franxx con il 2, dopo un primo numero che aveva fatto storcere il naso probabilmente ai più, vediamo se nel 2 cambierà qualcosa, cambierà il modo di narrare e raccontarci tutta la storia. Tornerà Domani il pranzo sei tu con il numero 5, dopo qualche mese direi che non si vedeva in giro. Dragon Ball Z, il Super Saiyan della leggenda, dovrebbe uscire a dicembre, anche se Star ha detto che non è sicuro al 100% perché era data da destinarsi, però è probabile che sia a dicembre. Fairy Tail, la New Edition, giungerà al numero 55, debutterà il duro lavoro di Musubu, il numero 1, una storia di una coppia, una ragazza e un ragazzo che si incontrano all'interno di una fabbrica dove lei lavora fabbricando dei preservativi e inizierà a nascere un rapporto alquanto complesso e soprattutto con delle battute che andranno un pochettino a sconvolgere il senso di comicità che hanno entrambe i due protagonisti della storia. Dopodiché, andando avanti, abbiamo Mao di Rumiko Takahashi col volume 8, Savage Season col volume 2, uno dei numeri che personalmente aspetto maggiormente di Star del mese di dicembre invece è sempre il secondo numero, ma di Adu, il primo numero mi era piaciuto tantissimo. Continuerà poi Shirayuki dei Capelli Rossi con il volume 9, Yotsuba il numero 14, si concluderà Gintama con il 77esimo numero, anche questo distribuito anche in una versione speciale, poi debutterà anche A te che conosci il cielo, ovvero Air Blue Sky, un titolo che qualcuno di voi mi ha consigliato, mi sono fatto trasportare dalle vostre parole e quindi ho ordinato e andrò a recuperarlo non appena uscirà. Una notizia bellissima che sinceramente ho trovato per puro caso girando sul sito di Star è che il 15 dicembre dovrebbe tornare anche Vinland Saga col numero 25. Apro e chiusa parentesi, delle ristampe dal 16 in avanti attualmente non vi so dare una risposta certa e piuttosto che dirvi si escono a gennaio, finché non ho la certezza preferisco non dirvi niente e non illudervi di un qualcosa che non è reale. Poi andiamo avanti, torniamo nel mondo di Dragon Ball con Dragon Ball Super, il volume 15. Fairy Tail, stavolta è la collection, quindi della prima edizione di Fairy Tail,
che uscirà con il sesto cofanetto, Living Room Matsunaga-san volume 6, Mobile Suit Gundam 0083 con il volume 5, col volume 15, scusate, Yona la principessa scarlatta 32, debutterà Rosenblood con il suo volume 1, anche questo distribuito in due versioni diverse, ed in questo caso si tratta della storia di una ragazza che si troverà a vivere all'interno di una villa con dei bellissimi ragazzi che però si riveleranno essere dei vampiri e lei inizierà questa convivenza un pochettino, non dico forzata, ma sicuramente inaspettata. Concludiamo Star Comics con Dai, la grande avventura, la new edition di questo titolo, con il secondo volume. Spostiamo ora J-Pop e purtroppo iniziamo da una brutta notizia. So che tantissimi stavate aspettando Made in Abyss, il numero 10, l'avevo già pubblicato anche nelle storie di Instagram, ha subito un ulteriore ritardo, uscirà a gennaio 2022. Quello che invece dovremmo trovare nel corso del mese di dicembre, visti anche alcuni rinvii che ci sono stati dai mesi scorsi, inizio proprio da questi, sono l'artbook di The Promised Neverland, il numero 15 di Overlord, Zombie 100 il numero 5, 86 numero 3, Blue Period 8, e su questo invece ho abbastanza la certezza che il rinvio sia effettivamente nel mese di dicembre perché l'ha ufficializzato J-Pop. Poi abbiamo la conclusione della Regina d'Egitto che dovrebbe arrivare fra il 30 novembre e il 1 dicembre come data di uscita, quindi lo inserisco comunque qua per farvelo sapere. Caro fratello, non c'è la conferma su questo titolo, doveva uscire nei mesi scorsi, non è uscito, vi dico che probabilmente uscirà anche questo a dicembre, ma soltanto se le materie prime effettivamente bastano per far uscire anche questo. Poi abbiamo Super Mario Manga Mania e Pokémon La Grande Avventura, il cofanetto contenente i numeri dal 20 al 23, che faccio lo stesso discorso di sopra, non è stato confermato al 100% l'uscita di questi titoli. Mentre Number 5, che doveva uscire ad ottobre addirittura, sembrerebbe essere definitivamente slittato a gennaio 2022 anche questo. Poi proseguiamo invece con gli ultimi annunci fatti e quindi diciamo quello che dovrebbe essere più sicuro dell'uscita nel corso del prossimo mese. Iniziamo con Kakegurui Twin, il volume 11, Golden Kamuy 25, Black Knight Parade, volume 5, Gundam Unicorn, che si va a concludere con il 17° numero, BJ Alex, che abbiamo visto da non molto alla fine l'uscita del primo volume, uscirà con il secondo box, il secondo cofanetto. Per quanto riguarda la Osamushi Collection avremo l'uscita di due titoli e sono il primo numero di Buddha ed il secondo di Big X. Naturalmente ci saranno le uscite un pochettino più classiche, quelle che siamo abituati a sentire mese dopo mese, come Renta Girlfriend uscirà col numero 6, Comic and Communicate arriverà al 13°, Nagatoro il numero 3, Shadow House 5, la divisa scolastica di Akebi che proseguirà anche lei, Tokyo Revengers non può mancare mai e poi mai, arriva infatti al 10° numero, Kemono Gien 8, Final Fantasy Lo Stranger, un titolo che mi sa che era da un bel po' che non ne parlavo all'interno dei miei video, che non usciva da un po' di tempo, arriva al 7° numero, Danmachi Sword Oratoria volume 18, Dungeon Food numero 9, Mission Yorzakuza Family il volume 3, uno shonen su cui, da quello che ho capito guardando un paio di live, J-Pop sta puntando veramente tantissimo, Violence Action numero 4, Noin volume 6, ma anche questo arriva tra il 30 novembre e il 1 dicembre, quindi ormai siamo agli sgoccioli, sta per uscire, e stesso discorso vale anche per l'ultimo titolo da nominare di casa J-Pop, ovvero Kasane volume 10 di 14 volumi che andranno a comporre la serie completa. E questi erano anche tutti i titoli inerenti a J-Pop, alla casa editrice J-Pop. Proseguiamo, entriamo in casa Planet Manga e qua possiamo metterci le mani nei capelli perché io per stilare questa lista ho bestemmiato abbastanza, posso dirlo? E non ne sono sicuro al 100% di ogni titolo che andremo a vedere tra le probabili uscite di Planet nel corso di dicembre. Iniziamo da quelli un pochettino più sicuri come Moriarty the Patriot, che dovrebbe arrivare con il volume 1 in Discovery Edition e il volume 14 con la sua variant.
Poi dovrebbero uscire invece il primo numero di Touch Me, uno dei primi forse Boys Love di quest'ultimo periodo annunciati da Planet, i nuovi viaggi di Emanon che doveva uscire a novembre, dovrebbe essere slittato a dicembre, insieme ai nuovi viaggi di Emanon, ancora per chi se lo stesse domandando, a gennaio saranno ristampati anche i titoli precedenti della stessa serie. Continueranno poi con i volumi 2, Die Dark, Planet of the Fool e Shy. Beastars si concluderà col volume 22, continueranno Blue Lock col volume 5, stesso numero per Kaijin Reijo, Twin Star Exorcist arriva invece al 25, mentre, cosa molto strana, per chi ordinerà il primo numero di Twin Star Exorcist riceverà in omaggio un segnalibro. Non so se su anteprima hanno scritto bene, hanno sbagliato, intendevano il 25, ma quello che c'è scritto io vi riporto, ovvero chi ordinerà il numero 1 riceverà in omaggio un segnalibro. Continueranno poi Chainsaw Man col volume 8, City Hunter XYZ col volume 6. Tornerà dopo un'infinità di tempo, dovrei forse rileggermi gli ultimi capitoli, Dororo e Yakimaru con il numero 5. L'Immortale, il libro dell'era Bakumatsu, prosegue con il quarto. I due cofanetti attesissimi, ovvero il terzo cofanetto di Berserk ed il quarto cofanetto invece di Attacco dei Giganti. Dead Demons, Dead Destruction di Inio Asano arriverà al penultimo numero, ovvero il volume 11, mentre si andranno a concludere sempre con il volume 11 Sing Yesterday for Me e The Killer Inside, che però a dicembre vedrà l'uscita del penultimo, ovvero il 10. Tracce di sangue arriva a Dishuzoshimi, arriva al volume 11 e dovrebbe essere o il penultimo o il terzultimo numero per questa serie. Agente 008, volume 10. We Never Learn, 19. Anche in questo caso ci avviciniamo alla conclusione, saranno 21 i volumi totali. La leggenda di Aslan, ricordo stessa autrice di Fullmetal Alchemist, giunge al 15° numero. Blue Exorcist, 27. Bungo Stray Dogs, 21. Di cui poi Planet sta facendo una massiccia ristampa per andare a recuperare tutti i volumi di questa serie, visto anche l'annuncio dello spin-off fatto a Lucca. Plunderer arriva al numero 18, Arpeggio of Blue Steel al 20, Domestic Girlfriend 25, e poi forse riusciamo a farci i regali di Natale, ma continua a metterci un enorme punto interrogativo su questo titolo, la Master Edition di Blame, che continua ad essere rinviata, rinvio dopo rinvio, ormai siamo arrivati nei pressi di Natale, vediamo se effettivamente uscirà quest'anno, ma personalmente la vedo difficile, lo metterei. Se dovessi scommetterci anche solo un euro, lo scommetterei su gennaio 2022. Concludiamo con The Wolf Won't Sleep, il numero 1, e invece l'ultimo cofanetto di Lone Wolf and Cub, contenente i numeri 10, 11 e 12. Passiamo ora alla parte delle ristampe, e se sulle novità c'è stato da faticare parecchio, sulle ristampe non è stato da meno. I volumi che torneranno totalmente disponibili saranno i 14 numeri che compongono la serie completa di Platinum End. Di Fullmetal Alchemist, l'Ultimate Edition, dovrebbero tornare disponibili i numeri 3 e 4. Di Buonanotte Pum Pum, il 3, 6, 9, 10 e 11. Slam Dunk 3, 4 e 20. Di Attacco dei Giganti torneranno disponibili dei volumi sia per la Colossal, ovvero il 7, l'8 e il 9, e sia invece per l'edizione classica, ovvero 1, 2, 17, 18, 19, 20, 24 e 25. Hunter x Hunter, che vede l'uscita di due o tre volumi ristampati ogni mese, dicembre vedrà la ristampa del 32 e del 34. Wotakoi, Love is Hard for Otaku, vedrà la ristampa del 4, così come Il mio dannato rivale, sempre il numero 4. Naruto, serie rossa naturalmente, 24, 27, 34 e 60. Blue Lock 1, 2, 3, quindi sta uscendo il 5, il 4 non è uscito poi da tantissimo. Per chi vuole iniziare la serie, può stare tranquillo che ce la farà senza grossi problemi. Beastars, volumi 1 e 2. Berserk 7, 11, 12, 13, 15 e 28. Solitamente in concomitanza con l'uscita del cofanetto vengono ristampati anche gli stessi numeri contenenti all'interno del cofanetto per permettere di recuperarlo o in un modo o nell'altro. Vagabond Deluxe col numero 5. Come ho detto prima, Bungo Stray Dogs sta subendo un'enorme ristampa. In questo caso, a dicembre saranno ristampati i numeri dal 13 al 19, sequenza completa. Black Clover, volume 25, Domestic Girlfriend 10.
Dead Demons, Dead Destruction, volumi 1, 2 e 3. E qua voglio chiedervi chi, oltre a me, si è pentito di non averla presa man mano che usciva e sfrutterà questa occasione per iniziare questa serie di Asano. Moriarty, un altro titolo che subirà un'enorme ristampa, data anche forse dall'uscita appunto della 1 Discovery e dalla 14 Variant, torneranno disponibili anche tutti i numeri dall'1 al 9. Poi uscirà Naruto, la guida ufficiale al manga, al volume 4, Chainsaw Man, i volumi 5 e 6, sperando che non facciano la fine del 2, 3, 4, che vengano rimandati mesi e mesi. Un Marzo da Leoni, che sta avendo una ristampa di 2 volumi al mese, dicembre è il turno del 9 e del 10. Cowboy Bebop, volumi 1, 2 e 3, sfruttando anche qua la messa in onda breve del live action piuttosto che dell'anime, se non ricordo male stanno facendo qualcosa anche sulla parte animata, ma qua ho sentito invece opinioni molto negative sul manga, e quindi anche qua, se c'è qualcuno di voi che sta guardando questo video che vuole esprimere la sua opinione, gliene sono molto grato, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vale o meno la pena di recuperarlo. Real, volumi 3, 4 e 5. Master Keaton, e qua ci vado molto con i piedi di piombo, il 3 e il 4 al 99% saranno ristampati a dicembre. Erano previsti in realtà il 5 ed il 6 per il prossimo mese, ma secondo me questi slitteranno a gennaio invece. Homunculus, il volume 12, personalmente lo finirò, ne sono contentissimo di questa cosa, ormai manca, si spera, meno di un mese ad averlo completo. Per quanto riguarda il 13, so che è un altro numero che in tanti state aspettando, ma al momento non ci sono novità, neanche sull'ultima anteprima uscita, con i titoli di gennaio, abbiamo novità per quanto riguarda il 13. 20 Century Boys, naturalmente parliamo della vecchia edizione, verranno ristampati i numeri 15 e 16, e concludiamo con Jujutsu Kaisen, il volume 8, che doveva essere previsto per novembre, ma è stato rinviato al mese prossimo. Spostiamoci in casa Goen, un'altra casa editrice di cui mettere insieme i pezzi è veramente molto molto complesso, ma ultimamente almeno sta facendo uscire le uscite della settimana in maniera abbastanza comprensibile, e quindi quelli, i video del lunedì con il manga news, quelli sono sicuri al 100% che sono esatti. A dicembre, dopo vari rinvii, dovremo vedere l'esordio di Bastardo, il webtoon appunto di casa Goen. Poi abbiamo Zero Man di Osamu Tezuka, che debutterà anche lui con il volume 1. Proseguiranno Colette Game col volume 2, così come School Live, Elk, La nuova vita di Nina, Ridendo con tra le nuvole, tutte le serie diciamo che sono iniziate nel corso del mese di novembre. Debutterà anche L'assistente del mese con il numero 1. La crociata degli innocenti di Furuya riceverà una ristampa in cofanetto, e qua ragazzi ve la consiglio soltanto se avete uno stomaco forte, perché all'interno è veramente molto splatter, ma uno splatter che dove c'entrano dei bambini, quindi è veramente complessa da leggerlo. Poi abbiamo Casa Giro afferra Tatami, che insieme a Bastardo era una di quelle serie annunciate che stanno subendo degli slittamenti e dovremmo vedere in uscita a dicembre. Io sono Doshiro, un'altra serie come La Crociata degli Innocenti, che sarà ristampata, stavolta però in due cofanetti a dicembre, uno contenente i volumi dall'1 al 4 e un altro con i volumi dal 5 all'8. Prison Experiment continuerà con il volume 3, UQ Holder col 21, Karakuri Circus col 38 e Nobody Known con il volume 4. E questi erano secondo me soltanto una parte dei titoli che effettivamente vedremo, ma sono quelli che sono riuscito a mettere insieme con maggiore certezza. In ogni caso tranquilli, perché ogni lunedì avrete le uscite ufficiali settimana dopo settimana e da lì non si scappa. Per quanto riguarda il resto, diciamo che le cose principali da segnalarvi sono la ristampa in cofanetto completo di Shonan Junai Gumi da parte di Init Manga, e naturalmente Manga Senpai, che continuerà con le uscite delle sue riviste di punta, ovvero Blush e Senpai Plus, di cui dovrebbe arrivare anche qualche poi volumetto tratto appunto da alcune storie, dalle più importanti contenute all'interno di questa rivista, ma qua poi aspettiamo l'ufficialità e sapere il mese esatto della pubblicazione, perché potrebbe essere veramente un colpaccio. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto, spero abbiate preso appunti e spero che non spendiate troppo nel corso del mese di dicembre, perché ci sono anche tanti regalini da fare, quindi gli appunti che avete preso magari
passateli sotto banco a genitori o amici per farveli regalare invece. Ragazzi, grazie ancora di tutto, io vi auguro una buona serata e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!